Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai tutti già sapete, è imminente il rilascio del nuovo DJI Mini. Tra questo nuovo drone 249 grammi lanciato a DJI, anche se chiamarlo nuovo drone è una parola grossa perché è una versione, chiamiamola così, light, economica, o meglio più economica del DJI Mini 3 Pro. Come sapete, DJI adesso ha intrapreso questa strada in cui lancia i suoi prodotti nella versione top per poi vendere successivamente una stessa versione con delle funzioni, con dell'hardware in meno rispetto alla versione, diciamo, top, e ovviamente con un prezzo anche più basso. Questa volta tocca al DJI Mini 3, che va a perdere appunto anche lui, come è successo per il Mavic 3, la scritta Pro, e diventerà solo Mini 3, per diventare un drone un po' più low cost, un po' più, perché comunque i droni DJI, pur low cost che siano, sono sempre molto costosi. Il drone rimane più o meno lo stesso, il controller sarà questo. Sono apparse in rete già anche le foto della confezione, o meglio di cosa troveremo nella confezione. C'è la possibilità di acquistarlo con 3 batterie, la versione con 2 batterie, mentre per quanto riguarda il drone, cosa andrà a cambiare rispetto alla versione Pro? Andrà a perdere i sensori anticollisione frontali, i sensori anticollisione posteriori, e per quanto riguarda la parte che abbiamo sotto, non sarà più doppia la sensoristica, ma sarà singola. Questo è quello che cambierà da questa versione. Di conseguenza, suppongo, conoscendo DJI, che andando a togliere queste sicurezze di volo, soprattutto perché poi un drone 249 grammi lo acquistano veramente un po' tutti, da principianti a esperti, andrà sicuramente a eliminare la funzione di Active Track, quella penso proprio sicuramente. Perché comunque avere un drone che fa l'active track senza sensore anticollisione per DJI sarebbe allucinante il numero di droni che gli tornano indietro all'assistenza per schianti durante l'active track. E secondo me molto probabilmente toglierà anche il master shot, questa funzione per chi non lo sapesse, in cui il drone viene posizionato in volo, viene selezionato un soggetto, si dà la durata del video finale che noi vogliamo, si dà il via e il drone fa tutti i movimenti, tutte le riprese in automatico, e con un risultato sicuramente bello da condividere subito sui nostri social. Però anche questa funzione, essendo un volo completamente automatico senza sensori anticollisione, secondo me DJI andrà a eliminare questa funzione nella versione non pro di questo nuovo DJI Mini 3. E per il resto, ragazzi, il drone rimane lo stesso, non cambia nient'altro. La telecamera dovrebbe rimanere la stessa, e poi la parte qua dei sensori, che viene leggermente modificata, perché appunto non avrà il sensore anticollisione e avrà due occhietti, chiamiamoli così, diversi rispetto a questi come forma. Queste sono le modifiche principali. Il drone dovrebbe probabilmente arrivare prima di Natale, perché come sapete DJI con un drone di questo tipo a 249 grammi sotto Natale è la morte sua dal punto di vista delle vendite, quindi è davvero imminente l'arrivo. Mentre per quanto riguarda il prezzo, il drone dovrebbe porsi più o meno a metà tra il DJI Mini 3 Pro e il DJI Mini 2, quindi sarà circa a metà come prezzo, perché comunque è un drone che ha delle cose per quanto riguarda la fotocamera e il controller superiori a quello che è il DJI Mini 2. Però il Mini 2 rimane comunque un gran drone, un drone veramente incredibile con una fotocamera inferiore a questa sicuramente, ma rimane comunque una fotocamera di altissimo livello, che per tanti hobbisti rimane tanta tanta roba lo stesso. Quindi poi uno avrà la possibilità di fare le proprie valutazioni su qual è il modello più adatto a lui. Quindi ragazzi, questo era un piccolo video veloce per comunicarvi che DJI Mini 3 è in arrivo, quindi se lo volete acquistare per Natale aspettate un attimo, perché sicuramente arriverà per essere messo sotto il nostro albero. Grazie. Se questo mio video in cui vi ho portato queste ultime novità riguardante il nuovo DJI Mini 3, che perde la scritta Pro ma diventa un drone un pochino più abbordabile per quanto riguarda il prezzo, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi vi invito a seguirmi su quel profilo. Sempre se va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!